Tielemans, verticale per Musa che poi si appoggia a Marez, Leister che continua a far girare il pallone. Palle però mentre registro sempre. Oi, dimmi. Oi Fede, mi è venuta un'idea fantastica per un video. Vai, spara. Hai presente la bombiola passi? Ma come idea ci starebbe anche se non fosse che Frente l'ha fatta tutta YouTube Italia, quindi non mi sembra troppo originale. Aspè, fammi finire. Allora, tu sei un maschio. E grazie a Dio, aggiungerei. Ed io sono una femmina, giusto? Lo spero per te, ma scusa, che c'entra? Ecco, possiamo fare la bombiola passi maschi versus femmine, tipo una nuova edizione. I maschi sul mio canale e le femmine sul tuo. Che ne Cazzo, sei un genio. Si può fare così, oh. pensi? Lo so. Facciamo domani alle 11:30? Sì, va bene, dai. Facciamo da me e da te. Da te, non ci disturba nessuno. Allora, Ah, registro gli occhiali senza occhiali. con gli occhiali fa più pornostar. Bella ragazzi e bentornati qui sul mio canale, a casa mia stavolta, che tutti gli altri a casa di Sespo e quindi bisogna giustamente Io mi sento anche personalmente offesa sul fatto che non hai detto cagare alla gialla. cagare alla giallo. La rifacciamo? Bella ragazzi e bentornati qui sul mio cagaralla giallo assieme a Noxer. Un ritorno di quelli importanti, un ritorno di quelli con gli aspetta, la rifacciamo, un ritorno di quelli commoventi, un ritorno di quelli che non si ripetono tutti i giorni. Infatti sono tipo 6 mesi che famo video insieme. Se non ti abbiamo fatto un video insieme, lui stava tipo 10K. No, aspetta, non 15, esageriamo, non avevi superato i 15K. era il compleanno mio. Oggi, signore e signori, oppure signori e signorine, dipende da come la vogliamo intendere, siamo tornati qui con un video molto speciale. Perché? Mai Perché fatto su è un YouTube video che su Italia. YouTube Italia non esiste e che non è neanche sbagliato da un certo punto di vista. Nel senso che siamo qui con la bombiola passi. Ecco, la gente mo vede il video, va sotto nei commenti, dice questi copiano. Però speciale, perché siamo con Noxer, è un video collaborazione, che grazie al cazzo, insieme a lei, ma una collaborazione doppia, perché anche sul suo canale è uscito un video oggi, giusto? Sì, però se te parli così non si capisce niente. Allora, in poche parole, cosa abbiamo deciso di fare? Visto che tutti fanno la bombiola passi, noi abbiamo detto noi non ci abbassiamo ai livelli degli No, altri. no, no. Cioè, sì, ci abbassiamo, ma fino a una certa. Quindi È abbiamo deciso di vero, è vero. mettere questo piccolo cambiamento, ovvero cosa facciamo? Maschi versus femmine. In poche parole, su questo video, sul suo canale, io sceglierò delle youtuber femmine, ovviamente, che lui dovrà dire se le bomberebbe o le passerebbe. Sarebbe. E poi, sul mio canale, lui mi dirà degli youtuber maschi, chiedendomi se io li vorrei bombare o passare. Che secondo me è loro che te se bombano a te o te passano la palla. Allora, parliamo della prima youtuber di oggi. Qual è? Vai, che cazzo Ovviamente, vuoi dire? lo so anche io. Per Vai, favore, no, no, grazie. non Allora, lo dire. youtuber molto discussa questo periodo. Indovina? Greta Menchi. Maria Sole Pollio. Sono un fenomeno, Che gente. sono un fenomeno. Andiamo a cercare la buona Maria Sole No, a Pollio. parte si è Ok. attaccato Maria Sole, non te lo volevo dire. Allora, Maria Sole Pollio. Persona. Persona. Devo esprimere il mio giudizio. Dacci il tuo giudizio al riguardo. Allora, è sicuramente una bella ragazza. Molto bella. Però è anche piccola, giusto? Siamo d'accordo da questo punto di vista. Il punto, ragazzi, è che come è giusto che sia, una persona deve porsi dei limiti a volte, cioè, perché sennò poi si sfiora la pedofilia. E quindi, giusto? Stai per dire di no, Fede? E quindi io dico con un'enfasi non indifferente, anche se a malincuore, che sono pronto a dire sì alla pula e di conseguenza dire sì a Maria Sole. Benvenuta nel club! Pompino. La seconda youtuber è una youtuber che forse oserei dire te non conosci, però Forse. ti posso dire che noi abbiamo visto questo mitico duo Sì. ai Web Show Awards nel 2015. Ok. Li abbiamo visti sul palco, erano degli youtuber molto piccoli ai tempi. Vuoi provare a indovinare chi sono? Ai Web Show Awards, Yes. youtuber piccoli Ai tempi. ai tempi. Non ne ho idea. Se vuoi ti posso dare un Dammi un suggerimento. Due suggerimento. parole. Due parole. Cane. Tendenza. Chi si è scopato un cane? Stiamo parlando, signori, di Sophie.
dei me contro te, che hanno avuto il loro cane in tendenza per una settimana. Ok. Dio po- allora, Sophie, dei me contro te. La bomberesti o la passeresti? Io dico, come fai, no? Cioè, guardando anche queste foto, dico, come fai? Come fai a non passarla? Parliamo seriamente. Dai. Capelli lunghi, ricci, biondi, ricci, occhi azzurri. Chi può essere? Può essere la sorella maggiore acquisita, perché poi in realtà non so, sorelle di Maria Solepollio, se vogliamo definirla così. E quindi stiamo parlando, da quello che ho capito, di Sofia Viscardi. Esatto, hai azzeccato perfettamente la youtuber. Allora, Sofia Viscardi, oserei dire che è del tuo stesso anno, quindi... Ma che cazzo sta di? È 99 Sofia Viscardi. E me lo dici così, tranquillamente? Io pensavo fosse molto più grande, cioè se me lo dici così vado adesso. Dove vive lei? In Milano. Perfetto. Cos'è vive accanto a casa di un amico? Cioè, no, in realtà lei vive in un condominio, però vabbè. Vabbè ragazzi, il video finisce qui, ho da fare, quindi ci vediamo, penso la risposta l'hanno già capita. Ciao a tutti, è stato bello ragazzi, ciao. If I was a question. Da 1 a 10. Che voto gli daresti? Guarda, io non l'ho mai vista dal vivo e quindi ti dico che voglio aspettare di vederla dal vivo. Per il momento gli do un 8. La quarta youtuber ragazzi è Buscera. Ah, vabbè, allora tu mi chiedevi il 10. Eccolo il 10. Eccolo il 10, ragazzi, cioè, nel senso. Ah, questa te non la conosci. Questa è una youtuber che seguo io da più o meno 4 anni, 5 anni, devi dire, che te non conosci. Fra Frog. Cioè, non è Fra Frog, è Fra Frog. Te non conosci Fra Frog? Non mai visto. 6 and a half hours late. Mai visto un uomo così in difficoltà? Sono molto in difficoltà perché sicuramente ce ne sono di meglio. Ovviamente. Però giustamente tu quando sei sul momento non è che dici sì, però quella è meglio. In tempi di guerra. In tempi di guerra, però non siamo in tempi di guerra per mia fortuna, quindi ti dico di no. La passo. Allora ragazzi, allora ragazzi, la prossima youtuber è stata una youtuber la più attesa. Molto acclamata perché? Perché era una fan una volta ed è riuscita ad avere il numero di Stephanie. Pensa un po'. Si sono sentiti, hanno iniziato ad avere una relazione. Ma quindi mi stai dicendo che è bigama questa youtuber? Perché comunque ha avuto anche altre relazioni, magari proprio nello stesso momento. Io sarei dire anche con Favi J. Con Favi J? Hanno parlato al telefono con me. Gran figa. Vabbè, questa ragazza ovviamente, ormai l'avete capito tutti, no? Perché devi adesso no, per non capirlo. Si chiama Edoarda Sespa. Allora, Edoarda Esposita. Ma come cazzo deve uscire Esposita? Che cognome devo fare? Non serve che fai Esposita. Allora ragazzi, oserei dire che Fede... Oserebbe dire sempre il discorso di chi osa vince. Sì, esatto. Chi osa vince ovviamente. Fede ha usato un po' di persone in questo video, a quanto pare, o almeno perlomeno le vorrebbe usare, perché non credo che tu avrai... Non so se loro avranno l'onore di... Però, in tal caso, io sono sempre apertamente... Soprattutto se sono aperto. Apertissimo, Sespo, doveva vederlo la settimana scorsa. Cose che purtroppo non posso dire per motivi eterosessuali. Mi tradisci? Facciamo un bambino adesso o dopo?